Bella raga, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi, come avrete visto dal titolo della copertina, è arrivato finalmente il momento di provare a camperizzare questo furgone con meno soldi possibili. La maggior parte dei ragazzi, che magari non ha dei super mega budget, come furgone ha l'L1H1, che per chi non lo sapesse è semplicemente la lunghezza 1, altezza 1. Sostanzialmente questo qua è il furgone più piccino che c'è. Noi qua ci abbiamo già messo mano, l'abbiamo sistemato già parecchio, come potete vedere è già abbastanza figo da vedere. Diciamo che lo spazio, cioè io che sono 1,73 non riesco neanche a stare in piedi bene, però il suo lavoro lo fa dignitosamente e la sfida sarà proprio questa: cercare di camperizzarlo con meno soldi possibili e soprattutto facendoci stare la moto, che quella è la cosa fondamentale, altrimenti senza la moto già avremo molto più spazio, però con la moto potrebbe essere già un po' più difficile. Poi ovviamente andremo a fare anche dei calcoli, vi farò vedere tutto quello che abbiamo speso, così almeno nel caso foste interessati a fare una cosa del genere sapete anche voi quanto andare a spendere. Come primissima cosa andiamo a mettere la moto e capiamo effettivamente quanto spazio abbiamo a disposizione per costruirci poi tutto quanto attorno. Quindi questo è effettivamente lo spazio che andrà a occupare. La mia moto elettrica è, diciamo, è quella meno ingombrante di tutte, però più o meno lo spazio è sempre questo, cambia veramente di pochissimi centimetri. Ma spiegami te cosa hai intenzione di fare, tanto per capire. Io ho pensato, direi che lo spazio un attimo più intelligente per fare il letto è questo. Ho visto che anche tanti lo fanno scendere da sopra o addirittura fanno un matrimoniale. Noi il matrimoniale forse un po' too much, vediamo di farlo intanto per una persona, poi ci evolveremo. In realtà vi spoilerò già che ho in progetto di prendere un furgone più grosso, però lo vedremo nel 2024 se tutto va come deve andare. Quindi tornando a noi, sotto al letto costruiamo un po' di moduli, un po' di cose. Tra i moduli sicuramente dovremo fare una mini cucina e un mini lavandino per l'acqua e tutto. E a proposito di acqua, anche se fa un po' freddo ultimamente, è cosa buona e giusta continuare a bere. In estate sudiamo e siamo incentivati a bere, in inverno invece magari questa cosa viene un po' a mancare e il modo più intelligente per farlo è con AirUp. Sapete già tutti come funziona, è inutile che io ve lo spieghi. Tra l'altro mi hanno mandato la nuova generazione di AirUp, molto più pratica e molto più stilosa, e in più ho provato il pod al limone ed è diventato ufficialmente il mio gusto preferito. Non sto scherzando. Potrete tranquillamente lavarla in lavastoviglie, potrete scegliere due dimensioni, se quella più piccola oppure quella più grande. E tra l'altro questo video uscirà nel periodo di San Valentino. Sappiate che saranno attive sul sito di AirUp delle offerte che vi permetteranno di avere un pod in omaggio segreto, un po' come se fosse tipo un appuntamento al buio, però potrete stare sicuri al 100% che non rimarrete delusi. Tra l'altro, nuova generazione, chiusura ermetica. Sappiate che da link in descrizione o utilizzando il codice sconto IVAN10 avrete il 10% di sconto. Mi raccomando, andate a vedere. Comunque, ci siamo fatti due calcoli e ci siamo resi conto che è più economico andare a comprare un mobile all'IKEA piuttosto che andare a prendere il legno, il compensato, farlo noi, prendere le cerniere, prendere le guide, tutte quelle robe lì. Quindi faremo una cosa che chiunque può prendere, andare a comprare magari il materiale, magari non proprio tutto, però facciamo una cosa il più easy e economica possibile. Andiamo all'IKEA. Già un po' di cose abbiamo prese in questo mistico posto. Andiamo, carichiamo tutto. Un giorno qua dentro si potrà dormire e mangiare e andare in giro in moto. Io carico le cose leggere, tu quelle pesanti. Adesso faccio un danno. Mamma mia, mi serve un cameraman. Non c'è nessuno che vuole venire a farmi da cameraman. Dopo essere stati all'IKEA siamo andati da Leroy Merlin. Adesso recuperiamo un parquet. Ciao. Ciao bello. Reparto magico. Pensavamo di optare per una cosa abbastanza scura, anche perché ci dobbiamo salire pure con la moto e tutto, quindi questo sembra bello. Quindi in una confezione ci sono 2,2 metri quadrati. Prendiamo tre confezioni per star larghi e via. Boom, possiamo tornare finalmente a casa. Una volta preso quindi tutto quanto il materiale, direi quindi di iniziare dal mobile, che è composto da due scatoloni. Allora, io sono un mago nel montare i mobili dell'IKEA, eh. Veramente? No, in realtà no. Il colore è bello, eh. Allora, questo sarà il mobile sul quale poi ci andremo ad appoggiare con il nostro letto. Ovviamente dovremo poter alimentarci qualche cosa, qualche stufetta, ventilatore, quindi facciamo in modo di avere una bella riserva di corrente. Vediamo se ci sta. E non ci pagano, non ci pagano, porca troia. Proviamo a mettere la seconda, giuro che se ci sta urlo. Non ci avrei scommesso una lira. Allora, io faccio una prova, però per questo lo vediamo a fine video. Dato che sarò in giro in moto, userò la moto. Però metti che la sera o ti va di sfiga, inizia a piovere, sei in giro con la moto, giochi la play. Composta quindi la maggior parte del nostro mobile. Adesso andiamo a metterci le ante scorrevoli. Va che bello. Vogliamo provare a metterlo su sul furgone? La domanda è: come faremo a mettere il letto? Boh. È un problema? Sì. Ci vedete preoccupati? No. Oh, poi il letto andrà qua sopra in qualche modo. Anche il letto l'abbiamo preso all'IKEA. Questo qua era il materasso più economico di tutti, ma piuttosto che dormire per terra sarà sicuramente meglio. No, più che altro aveva bisogno, visto che tu vuoi appendere al tetto, abbiamo bisogno di qualcosa di basso. Vai.
e nel mentre assembliamo la nostra rete. Comodo e comodo. Una bella giornata in moto, gioco alla PlayStation. Proviamo a buttarlo su in alto con tipo delle carrucole o qualcosa e ficcarlo qua in qualche modo. Adesso facciamo tutta, diciamo, la copertura per non far uscire il materasso e poi troveremo un modo per appenderlo. Questa sarà una cosa abbastanza tosta. Vediamo se possiamo sfruttare quello che abbiamo già. Utilizziamo queste perline qua. Vediamo se sono abbastanza alte le nostre perline. Questo progetto mi gasa estremamente. Prendiamo un po' le nostre misure e tagliamo. Questo videotore è stato il best acquisto di Amazon che io abbia mai fatto. Tra l'altro ho aperto un canale Telegram di offerte Amazon. Se volete vi lascio un link in descrizione. Ci sono un botto di offerte, è molto figo, mi piace. Bene, una volta fatta la struttura del letto, adesso dobbiamo capire come fare in modo che scenda dal soffitto. Secondo voi so come fare? No. E dopo averci pensato per parecchio tempo, per trovare la soluzione del letto siamo venuti ovviamente nel posto mistico. Stiamo già prendendo un po' di cose, magneti per tenere chiusi i nostri mobili, vediamo. E abbiamo trovato una cosa per il letto, raga, che secondo me è la svolta totale, sempre che funzioni. Ovvero, raga, questo solleva biciclette. Boh, noi proviamo, sì, mal che vada le portiamo indietro. Delle belle modifiche comunque. Incrociate le dita per noi. E finito lo shopping al brico. Siamo finiti a prendere le cose in un negozio di camper. Ora stiamo prendendo un bellissimo lavandino rubinetto con anche una pompetta 12 volt. Avremo il lavandino, dovremo anche cucinare qualcosa. Quindi prendiamo un fornelletto di questi, ovviamente a gas. Andiamo a casa. Bene, bene, bene. Al boss gli è partita la fretta. Ha voluto già aprire il meccanismo per alzare le biciclette. Innanzitutto dobbiamo assemblarle, poi vedere un po' che modifiche fargli. Dobbiamo fare mille prove. Assolutamente. Ci metteremo un po' a capire come fare. Ore 19:37, vediamo quanto passerà. Smontiamo praticamente tutto il nostro sistema che abbiamo preso. Proviamo ad attaccare direttamente la carrucola al tetto del furgone. In qualche modo. Prima carrucola messa, andiamo a mettere anche la seconda. Buchiamo intanto la carrucola. Facciamo quindi un foro passante. Poi ci infileremo dentro questa. Bene, adesso dobbiamo capire come montare questa. Prima di fissare l'altra carrucola, adesso abbiamo preso la parte di soffitto che abbiamo tolto prima. Madonna, mi sento in un'incubatrice con sto colore. E fargli un tagliettino per fare spazio a questa carrucola. Intanto io ve lo chiedo, se volete lasciare un mi piace, mi fa sempre piacere. Una volta posizionato dentro il tutto, abbiamo visto più o meno dove andare a mettere la carrucola. Stiamo a circa 8 cm da sta parte qua. Adesso mi sono calcolato che la nostra carrucola andrà messa in questo modo. Guardate che figata. Qua poi c'è il suo blocco. Allora qua per abbassare devo tirare e far così. Ma che bello. È mezzanotte e mezza, quindi ci rivediamo domani. Giorno 2. Oggi vediamo di fare la seconda parte là davanti. Questa è stata una bella giocata comunque. Per 16 euro ci ha risolto un bel problema. Perfetto. Adesso per fissare le carrucole dobbiamo prendere un po' di viti molto lunghe. Alla fine non ho trovato la vite lunga, ovviamente come ogni volta che mi serve qualcosa vado a cercarla. Quindi ho preso questa barra filettata. Adesso l'ho fissata così, vi garantisco che qua ci si può appendere e sto coso non si schioda manco a morire. Adesso faccio il segno, poi lo taglio, metterò un'altra rondella, un altro dado di qua come ho fatto di qui. Poi dobbiamo fare la stessa cosa anche di qui e poi trovare il modo di agganciare la carrucola questa qua. Ci siamo, dai, ci siamo. Il nostro letto rimane su. Una volta andato su però abbiamo tutta questa corda che non può stare in giro a rompere le palle. Quindi in confezione c'erano dentro sti cosi e noi li dobbiamo mettere da qualche parte, qua nascosti sotto al letto. Poi c'è su la nostra corda così. Così almeno qua non abbiamo rotture di scatole. Quindi tutto molto bello. Adesso direi che potremmo procedere con la costruzione dei mobili sotto. Come vedete da quelle tanichette lì, oggi proviamo a fare il lavandino. Prima però di fare il lavandino dobbiamo fare una cosa importante. Ovviamente per non far andare a spasso il mobile ci mettiamo questa staffette ad L qua e questo non va da nessuna parte. Tolto il pannello, possiamo andare a posizionare il nostro pezzo di legno qua e poi entriamo da dietro con le nostre viti. Così appoggiato sopra. Il risultato che abbiamo ottenuto è questo qua. Quindi il letto appoggia sopra, bello in piano. Ora tiriamo sul letto e andiamo a prendere un po' di compensato, dato che qua faremo un sacco di scompartimenti, per esempio per le cisterne dell'acqua o per una cassetta degli attrezzi, cose di questo tipo. Recuperiamo un po' di legname che ci serve. Ok, e il nostro legno per fare un po' di scompartimenti ce l'abbiamo. Quindi una volta preso il materiale, adesso andiamo a prendere tutte quante le misure per fare un mega pannello che andrà qua sopra. 99, 99, 178. Poi qua faremo una cosa del genere per fare qua un altro mobiletto, un altro modulo, senza fare un pezzo tutto unico. Tagliamo.
Quindi poi avremo questa cosa. Adesso lasciate stare che qua il legno è un po' storto. E adesso vediamo di andare a chiuderlo. Almeno qui resta un angolo dove mettere un modulo e poi ci metterai quello che vuoi tu. Una volta appoggiato il letto sopra, andiamo a mettere praticamente questi gancini che abbiamo preso al brico. Così almeno quando il letto sarà giù potremo agganciarlo molto facilmente. Una volta fatto di qua, facciamo la stessa cosa anche di là. Ci siamo, fratello. Adesso mio padre si stava fissando che qua sotto praticamente voleva fare un cassettone lunghissimo che venisse fuori. Però, dato che ho guardato su internet, le guide scorrevoli lunghe tanto, perché fate conto che doveva uscire tipo fino a qua, e con uno sbalzo del genere deve anche reggere tanti chili, ho visto che le guide costano tipo 150-200 euro. Quindi facciamo una cosa low cost, una cosa che può fare chiunque, ovvero semplicemente prenderemo tipo gli scatolotti, quelli di plastica trasparente o bianca, da infilare sotto, eventualmente tirar fuori. Super easy, super comodi e super economici, però funzionali almeno. Il nostro lavandino lo faremo qua, così sarà accessibile sia dall'interno che dall'esterno. Questo glielo metteremo qua, con sotto le nostre taniche. Siamo diventati pure degli idraulici. In mezzo a tutto il rebelot abbiamo recuperato questo pannellone di legno e useremo proprio per fare il piano del lavandino. Tra l'altro era pure parte di una cucina sta cosa qua. Andiamo a togliere intanto sto coso qua inutile e dopo lo facciamo a misura. Una volta tolto il bordo che c'era qua, adesso andiamo a tagliarlo. Momento della verità, ma di cosa stiamo parlando? Guardate che bel lavandino che è venuto fuori. Adesso iniziamo proprio a costruire il mobile che conterrà poi anche le taniche sotto al lavandino. Ed ecco a voi il risultato. Guardate che carino, che bellino che è. Adesso manca solo una cosa da fare: provare a metterci dentro le taniche e poi appoggiare il lavandino e vedere un attimino quanto spazio abbiamo, perché non vi nego che siamo stati veramente veramente strettissimissimissimi. Siamo. Non pensavo che nella mia vita mi avrebbe dato gioia un lavandino. Veramente veramente bellino. Ovviamente qua adesso lo vedete aperto, però poi quando ci sarà il suo bello sportellino. E guardate con che precisione, raga. Adesso siliconiamo sto lavandino, che in realtà noi non sappiamo se precisamente va fatto così. Va fatto così. Non c'erano altri modi di fissarlo. Non è che possiamo mettergli le viti. Adesso finalmente possiamo fare lo sportello per il nostro lavandino. Quindi abbiamo messo qua le nostre calamite, qua le altre nostre calamite, e senza chiuderlo forte, guarda che bello. Qua dietro dobbiamo fargli un micro buco per non far creare, diciamo, il sottovuoto, perché altrimenti fa tipo e dimagrisce la tanica. Il tubo per lo scarico lo accorciamo un pochino, che così è estremamente lungo ed è inutile. Dentro così. Il tubo parte dal rubinetto, scende, entra nella pompa. Poi ovviamente dalla pompa c'è la 12 volt che esce, dobbiamo collegarla qua e poi andare a prendere la 12 volt. Puttana! Ci siamo. Cavi collegati. Adesso proviamo finalmente a vedere se funziona sta pompetta, perché allora qua sembrerebbe andare, però vediamo se pesca l'acqua. Riempiamo la tanica. Direi che così può bastare. Inizialmente volevamo utilizzare questa accendisigari, però ci siamo resi conto che non spinge un cazzo, detto proprio terra terra. Quindi abbiamo preso questo trasformatore che avevamo in casa, che da 220 ce lo trasforma a 12 volt. E adesso sembrerebbe funzionare. Batte 5, candula. Abbiamo fatto un buchino lì per far entrare il cavo. Entra lì, arriva qua. Perfetto. Adesso, dopo aver fatto tutto il lavandino, siamo venuti al brico per prendere altro legname che qua ci servirà per fare il modulo che starà da parte al lavandino e tutto quanto. Andiamo a spendere altri soldi. Buona, ci siamo. Abbiamo pure preso il legno per fare un tavolo. Perfetto. Una volta tornati dal brico, abbiamo preso le misure di quella zona qua. Adesso facciamo la base per il nostro mobile e qua ci sarà da divertirsi, anche perché questo mobile avrà poi un ripiano sollevabile che poi si aggancia, sul quale potremo mettere tipo il fornello per fare da mangiare, cucinare. Vediamo cosa esce. Poi, se volete le misure di tutte le cose che stiamo facendo, ditemelo nei commenti. Sì. E facciamo tipo un PDF. E dopo ore e ore e ore di lavorazioni è quasi arrivato al risultato ultimale. Qua sportellino con la calamita, poi c'è anche la sicura. E qua sopra andremo a fare uno sportello che si alza. Adesso capiamo un attimo. Tac. Ora cosa manca? Facciamo un piano per creare il nostro tavolino estraibile. Mettiamo le nostre zanche. Ed ecco qua anche il nostro ripiano per mettere sul fornello. Andiamo già a provarlo. Andiamo già a provarlo. Guardate che spettacolo sta uscendo. Nostro lavandino, check. Abbiamo il nostro accesso da qua sopra, il nostro gavone. Possiamo ovviamente aprire anche qua sotto. Tac. Tavolino per appoggiare sopra il nostro bellissimo fornelletto elettrico, che poi apriremo, eccetera, eccetera. Guardate che bello. La cucina.
cucina. Una delle ultime cose che mancano da fare adesso è creare poi uno sportello in questa zona qua, in modo tale da andare a chiudere proprio tutto quanto. Qua intanto abbiamo coperto in questo modo. Adesso dobbiamo fare lo sportellone. Ecco il risultato. Poi ovviamente qua dovremo mettere altre calamite, cazzi, mazzi, dei fermi per tenere tutto chiuso. Ora stiamo facendo questo accrocchio, perché qua dentro metteremo le nostre belle batterie, alle quali collegheremo la nostra spina, che sarà facilmente accessibile in questa zona qua, come nelle vere case. Così ogni volta che abbiamo bisogno di corrente non dobbiamo per forza andare ad aprire e lasciare lo sportello aperto, che è anche brutto da vedere. Ma faremo un buco in corrispondenza di quell'altro buco su questo mobile. Qua passerà il nostro cavo con le nostre spine. Facciamo tutti quanti i vari buchi. Nel mio canale Telegram di offerte ho beccato questa cassettina favolosa, veramente. Non mi hanno pagato per fare pubblicità. E ha dentro qualsiasi cosa, quindi adesso rubiamo la tazza per fare il buco. Buco fatto. E adesso facciamo dentro qua il nostro bellissimo scasso per la spina completa. Guardate che bellino. Tac. Guardate qua che cable management. Ci proviamo così. Porco di azzamenti, mi uccido le dita. Vediamo se funziona. Momento della verità. Cazzo, che grande! La spina a parte, abbiamo messo del velcro per fare in modo che una volta chiuso poi non vada da nessuna parte. Anche perché calamite, cazzi, mazzi, non riuscivamo, eh? Dato che siamo quasi addirittura d'arrivo, inizio a smontare un po' tutto quanto per poi verniciare. Nel mentre ho ordinato da Amazon un po' di oggetti, un po' di accessori per camper, van. Sto aspettando che arrivino. Però prima prepariamo la verniciatura. Anche perché poi ci sarà da mettere il parquet che abbiamo comprato. Prima di smontare proprio tutto il resto, facciamo il supporto per i pannelli solari da mettere praticamente qua di fianco al letto, così non rompono le palle, perché questi sono un po' ingombrantini. Oh, guarda qua! E anche i pannelli solari sono a posto. Adesso facciamo l'impianto, una bella luce e una la mettiamo là davanti sopra il lavandino. Oppala! Sono arrivati anche i trasformatori, che da 220 ci porteranno la corrente a 12 volt, così almeno possiamo attaccarci appunto alle batterie. Le batterie alimenteranno questo a 220, uscirà la 220 da qui, però qua poi avremo la 12 volt. Questo servirà per alimentare, esattamente, bravo, la luce che ci sarà qua. Questo servirà per alimentare l'altra luce che ci sarà di là. Mentre questo, come vedete, entrerà dentro nelle nostre batterie per prendere l'alimentazione. Dato che non abbiamo le luci, qua possiamo metterci stand by. Adesso andiamo al brico a comprare la vernice e altro legname per fare il pianale sulla quale poi metteremo il nostro parquet. Nastro, vernice lucida, vernice, acqua ragia, carta vetrata che non guasta mai. Dopo aver fatto la spesa al brico, adesso siamo pronti a carteggiare e verniciare tutto quanto. Quindi adesso ci sarà un mega time lapse, che per voi durerà poco, per noi durerà tipo 7-8 ore. Ultimo pezzo verniciato, quasi. Gli altri sono su ad asciugare. E nel mentre sono arrivati un po' di pacchi. Facciamo un unboxing sul letto. Queste raga le metteremo un po' sparse in giro. Adesso capiamo di metterla comunque in posti strategici. Per infilarci dentro poi tutte quante le varie cazzatine. E poi queste sono le nostre luci. Non sembrano male. Top! In questo modo. Qua abbiamo anche i diversi colori. Porca puttana, cazzo di telecamera. Mi ha fatto venire un infarto, mi sono pisciato addosso. Adesso dobbiamo far passare il cavo da lì, fargli fare tutto questo giro e poi farlo sbucare fuori qua, dato che l'altra luce la metteremo in questa zona. Ci siamo! Abbiamo fatto uscire anche il cavo dell'alimentazione da lì, nascosto all'interno del nostro passaruota, così non si vede. L'altra luce la piazziamo qua. Tomma, occhio che si scivola da morire qua sotto. Mettiamo la luce. Quindi, luci messe. Vediamo, Boh, vabbè, ovviamente qua per l'appunto scegliamo il nostro colore, la nostra luminosità. Ma quindi adesso arriviamo a una delle cose che stavo aspettando di più, ovvero il parquet. Dato che quando ci andrò in giro solo moto, quindi non versione camperizzata, io voglio avere questo pannello qua pronto da sminchiare. Quindi ieri abbiamo preso questo mega pannello di compensato da 4 mm e andremo a mettere il nostro parquet qua sopra, in modo tale da fare un secondo pavimento che potremo appoggiare
sopra a questo qua in gomma. Facciamo in modo ovviamente che sia facilmente removibile. Mettiamoci all'opera. Adesso prendiamo tutte le misure e poi facciamo il taglio per i due passaruota. Oltre ad aver tagliato tutto il pannello preciso, abbiamo anche fatto i fori in corrispondenza di tutti i vari agganci che c'erano precedentemente. Adesso, momento della verità, mettiamo giù il parquet. Ragazzi, ma guardate di cosa stiamo parlando. Questo veramente è uno spettacolo. Non so se rende dal video. Minchia, sembra una casa. Ovviamente fissati anche tutti i vari ganci, gancini, eccetera, eccetera. Adesso dobbiamo buttare su tutti i vari mobiletti e il letto. Nel mentre tagliamo anche questo angolare che abbiamo preso in precedenza per fare tipo quel bordino là. E poi mi sa che dobbiamo andare a prenderne un altro per fare anche questo qua davanti. E dopo giornate intere di lavoro siamo finalmente arrivati alla conclusione. Abbiamo aggiunto un sacco di chicche, abbiamo anche deciso di svrappare il furgone, siccome in realtà l'idea è davvero quella di metterlo già in vendita e prendere un furgone più grande e fare un camper a tutti gli effetti. Magari troverete l'annuncio in descrizione. E adesso finalmente è arrivato il momento di mostrarvi il mio nuovo furgone camperizzato. Esternamente è così, mentre all'interno ecco tutta quanta la camperizzazione che abbiamo fatto. Il letto in questo momento è giù, grazie alle carrucole si può alzare e mettere sopra il soffitto. Tra il letto e i mobili c'è anche una chicca, dopo ve la faccio vedere. Qua abbiamo il nostro bellissimo gavone all'interno del quale possiamo mettere un quantitativo infinito di cose. Qua abbiamo la nostra rampa per la moto, qui il nostro 701. Abbiamo aggiunto questi pannelli per poterci appoggiare con la moto senza fare danni al legno, e inoltre abbiamo anche creato questo supporto per la ruota anteriore con una cinghia che ci permette di non far andare da nessuna parte la moto. C'è poi questa cinghia che ce la tiene ferma e raga è veramente bloccata. Abbiamo costruito anche questo portacasco utilizzando poi quei fori e il laccio del casco, possiamo assicurarci che non vada da nessuna parte. Abbiamo tempestato tutto con queste reti porta oggetti. Quando saremo a letto con il nostro telefono ovviamente in carica, possiamo infilarcelo qua dentro e dormire sereni. Come vedete la corrente c'è, funziona tutto, anche le nostre luci. Andando invece dalla parte del portellone, abbiamo la nostra diciamo mini cucina. Il nostro lavandino funziona a tutti gli effetti. Qua abbiamo il nostro mobiletto che ovviamente ha l'accesso anche da sopra, ma quando c'è giù il letto non possiamo ovviamente fare niente, quindi nostra sicura. Apriamo il nostro sportello e qua sotto abbiamo accesso al nostro gavone con questo supporto, una seggiola per i nostri spettatori. Minchia, è perfetta per te. Qua ci sono dentro un po' di pentoline, bicchieri, piatti, ma cosa più importante raga, il nostro portable gas stove. Qua per i più curiosi c'è anche questa sicura per il tavolo che possiamo agganciare in questo modo affinché sia veramente veramente stagno. Appoggi questo asse sopra al banchetto, fai combaciare i fori del fornello, pentola, acqua e via di fuego. Altro che camping qua. Mentre va il fornello, apriamo il nostro sportello, pasta, sugo e possiamo cucinare. Adesso però no, perché sono le 4 di pomeriggio. Però un sorso d'acqua me lo faccio lo stesso. Continuiamo il tour. Sopra il lavandino, come vedete, abbiamo questo pannello da attaccare con ovviamente le piante finte, che non so se le avete notate, ma sono un tocco di classe non indifferente. Le nostre presine, contenitori vari per mettere qualsiasi cosa. Tiriamo giù la moto e vi faccio vedere un'altra chicca. Sganciamo la nostra scaletta. Tac. Tra poco vi dico quanto ho speso per fare tutta questa camperizzazione. Ovviamente anche se questi non li abbiamo fatti in questo video, ma tempo fa avevamo fatto questi gavoni, abbiamo dentro un po' di cinghie. Questi sono i pannelli di cui vi parlavo prima. Qua potete vedere meglio il supporto della gomma che vi dicevo, che sembra una stupidata ma è tanta tanta roba. Mentre al di sotto del letto abbiamo le nostre riserve di corrente per caricare il telefono, il computer o banalmente per alimentare il lavandino che è attaccato alla spina che vi abbiamo fatto vedere precedentemente. Dietro ai cuscini ci sono anche i pannelli solari. Sappiate che il 60% di voi guarda questi video e non è iscritto al canale, quindi se voleste iscrivervi al canale mi fareste un enorme piacere. Poi se vi piacciono i video ben venga, se non vi piace il video vabbè non iscrivetevi. Sganciamo le nostre sicure per il letto con le nostre belle carrucole, andiamo a tirarlo su. Sono da solo, devo farlo un po' alla volta, quindi tiriamo su bene il letto, che tra l'altro con una leggera modifica secondo me qua un altro letto si può fare, ne fai tipo uno a castello. La cosa che volevo farvi vedere è che abbiamo riportato il parquet qua sopra per rendere il tutto un po' più accogliente, un po' più bello. Questa parte qua invece è
accesso al gavone sotto. Ora voi quindi vi starete chiedendo: per fare questa mini camperizzazione quanti soldi ho speso? Calcolando tutto quello che avete visto, parquet, legno, il lavandino, il fornello, piantine, eccetera eccetera, ho speso 1000 euro. Io pensavo molto peggio. Fatemi sapere nei commenti se voi pensavate una cifra più alta o più bassa, che comunque per aver speso questa cifra, guardate che bellino, io sincero l'ho sempre desiderata una roba del genere. Ragazzuoli, se questo video vi è piaciuto, io vi invito a lasciare un mi piace. Mi raccomando, se volete, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, mi chiamo Ivan Giussani, anche lì. Spero veramente tanto che questo progetto sia piaciuto a voi tanto quanto è piaciuto a me realizzarlo e soprattutto ultimarlo. Ragazzuoli, ci vediamo in un prossimo video. Bella.